quello è. No. Stavo cercando di bere. Ci è riuscito benissimo, eh. No. Qui? Sono mica tanto sicura, sai? Dici che non è così? Anche questo è interessante. No, i pantaloni. Sono... Sono larghi, hai mangiato troppo. Troppe lasagne. No, però è... Ciao a tutti, siamo tornati con il nostro vlog, il Cact Italia Vlog. Sì, siamo ancora vive. Più o meno. Sì, ancora per poco. Come al solito avete voi qui le admins di Cact Italia, Saita Yenge e Erika. Ok. Bene, di cosa parliamo in questo vlog? Innanzitutto, insomma, vedete che mi hanno addobbato, ci siamo addobbate, no? Una grande gioia. Testa, perché è Natale, no? Stiamo avvicinando a Natale, manca pochissimo, mancano... Merry Christmas! 6 giorni, aspetta, 6 giorni, ma... Che ne sai quando questo va in onda? Magari anche questo è vero, Merry Christmas! E quindi volevamo augurarvi appunto un buon Natale da Cact Italia. Buon Natale! Finito. Merry Christmas! Ciao, ciao! A tutti, ciao. A tantissimo tempo fa, prima dell'estate, esatto. Abbiamo fatto una lunga pausa, che poi pausa non era, perché voglio dire, in questi mesi Cact non è andato giù. Cact ha fatto un sacco di lavori, esatto, non è stato fermo un attimo, no, come comunque avete potuto vedere prima. Già ti cade l'occhio di te. Certo, infatti, no, perché giustamente, che cosa è successo in questi mesi? Innanzitutto Cact è andato in giro per il Giappone con Moon Saga 2, Io Shitsune Hiden, ecco. E dopo abbiamo avuto anche un bellissimo drama che è finito a novembre, The Time Spiral, veramente bello, bello. Se non l'avete seguito, mi raccomando, comunque cercate di recuperarlo in qualche modo. Recuperarlo. Non suggeriamo niente, ma cercate di recuperarlo, perché insomma ne vale la pena. È stato veramente molto bravo, è veramente un drama molto interessante. Questo è diverso quello... dal solito, anche. Diverso dal solito, infatti. Lui è vivo ancora. Stranamente. Il suo personaggio è vivo, sta bene. E quindi noi adesso abbiamo fatto un piccolo recap, insomma, di quello che è successo, anche se insomma i suoi appuntamenti sono sempre tantissimi, e andiamo avanti con il futuro. Esatto, quindi cosa sta facendo Cact? Cosa sta facendo Cact? Cact. 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 Cosa sta facendo? Cosa sta facendo Cact in questo periodo? Cact è impegnato con il Kamui Gakuen de Madomi no Tai. Esattamente. Che è il festival. Festival scolastico, esatto. Come tutti gli anni succede. Esattamente. Se volete degli spoiler, andate sul nostro sito www.cactitalia.com e troverete i report dalle date ufficiali, esatto, i report ufficiali dalle date di Nagoya. Di Nagoya, esatto. Ma siccome il Kamui Gakuen va avanti fino alla fine dell'anno, le prossime date che vedranno Cact nei panni di Seito Kaicho saranno il 23 e il 24 dicembre a Osaka e il 28 a Fukuoka. Esatto. Bene, comunque tu hai sbagliato, perché hai detto Cact nei panni di... Non è nei panni di nessuno, perché sono due persone diverse. Mi raccomando, perché qui
Gackt ci tiene molto a farlo capire, eh? Sono due persone diverse. Frustami. Semplicemente il... Semplicemente... Ancora! Per piace... Semplicemente il... Il presidente del consiglio studentesco, appunto, il Seito Kaicho Kamui Gackt, è nato molto simile a lui, quindi è molto molto strano. Molto è uguale a lui, insomma. D'altronde gira questa voce che Gackt abbia un gemello. Esatto, è quello lì, un gemello fantomatico. Lui. Anche perché, se vogliamo dirla tutta, Gackt adesso è biondino con i capelli corti e invece Seito Kaicho è riccio e moro, quindi comunque non è lui, insomma. E comunque sia, lui sta appunto andando in giro con questo Seito Kaicho, esatto. Kamui Gackt. Quindi può essere, se è andato alle date di Osaka e Fukuoka, può essere quello che vedrà. No, Gackt ha detto che comunque l'avrebbe visto, insomma, sì, Bazzica l'avrebbe guardato stage, volentieri. E quindi noi lo troveremo. Bene. Ricordiamo poi che la data del 24 dicembre, la data di Osaka, ci sarà un evento particolare, ovvero che per il secondo anno di fila finalmente il Kamui Gakuen andrà live su Nico Nico Channel. Ma andiamo avanti con le date, sì. E siamo molto 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 felici che lui abbia accettato con molto molto piacere, esatto, di ritornare a farci godere della sua voce accompagnato con l'Orchestra Filarmonica di Tokyo il 26 dicembre, quindi Gackt per Tokyo Filarmonica Orchestra di Tokyo. Per il secondo anno. Noi attendiamo lui. Esatto, non vediamo l'ora di vederlo perché è una bella cosa, soprattutto perché lui ama molto appunto la musica, ama molto l'orchestra, quindi questi strumenti tutti insieme che riescono a creare una sua canzone, un'altra versione delle sue canzoni. Veramente molto molto bello, insomma, non vediamo l'ora di vederlo. Epico. Inoltre, andiamo avanti, no, questo lo dico io lo stesso. dopo quello che vuoi, ma questo lo dico io. Mi lasci tutto quello che vuoi. No, non tutto. L'8 gennaio 2015 abbiamo un reprise, praticamente, una rivisitazione moderna di Musaga 2. Quindi siamo tutte fregate, perché abbiamo il nostro Yoshitsune nei giorni nostri, no? Quindi mi raccomando, cercate di rimanere sintonizzati per vedere che cosa succederà. Io sto cercando di tenere un certo contento. Sì, no, perché dovete sapere che abbiamo girato questo vlog già due volte. Sì, esatto. La volta scorsa era impossibile da utilizzare perché poi vedrete cosa presenteremo, no? C'è stato un piccolo problema tecnico nel cervello di Sakai Angel, sì. Nel senso che lei pensava perennemente una cosa che era come adesso, così è fatto. Quindi vi siete persi vlog, nel senso, no, non è che voi siete persi, abbiamo proprio deciso di non vi siete persi annullarlo, non vi siete persi niente, non vi preoccupate. Esatto, quindi è stato cancellato purtroppo per colpa mia, ma adesso insomma sto tenendo un certo contegno se qualche persona mi aiuta anche a farlo. Certo, infatti bene. Cosa c'è di ragazzi? Allora, l'avete comprata la novel di Musaga 2? Eccola qua, la novel di Musaga, l'avete comprata? Veramente molto bella, perché comunque, a parte che è tutta in giapponese, quindi o conoscete il giapponese, quindi se qualcuno vuole offrirsi di tradurla per Gackt Italia non c'è problema. Però voglio dire, ci sono delle foto che meritano moltissimo, no? Potete vedere qua, queste, qua. Non voglio far vedere molto bene perché non l'ho comprata. Quindi ecco, non sa mai che salvano le screen da Giappone. Ecco, esatto. Ecco qua. Quindi comunque anche solo per questo ne vale la pena. Comunque è la novel di Musaga 2 che potete acquistare a questi indirizzi, a questo indirizzo qua sotto. Vedete? Speriamo sia ancora acquistabile. In più! Sono usciti due album molto importanti. Esatto. Uno, ovviamente, se non l'avete ancora preso, veramente nascondetevi, perché è il nuovo singolo di Gackt, Daybreakers. Akatsuki Tsuki. Qui lo potete comprare, qui trovate un'anteprima del video. Spettacolo.
e guardate chi c'è. Scusate, ma mi spiego. Sì. E poi contemporaneamente è uscita anche questa, la colonna sonora di Moonsaga 1 e 2, una compilation delle colonne sonore delle stage play fatta, indovinate da chi? Chissà da chi, da me. Ah no, Gackt. Scusate, tirate una botta in testa, perché questa, quando vede Yoshitsune, non capisce più. No, Yoshitsune, veramente io ho una certa affezione per questo personaggio. Eccolo qua, beh, come la ricordo. Come non avere un'affezione per questo personaggio? Per Yoshitsune, esatto, adesso che sono tornata a casa. Perfetto, mi stavo soffrendo. E in più, cos'è successo il 26 novembre? Il 26 novembre, cos'è successo? È successo che... Ta-da! Abbiamo è uscito Akumu-chan The Movie! The Movie, il DVD e Blu-ray, possibile acquistabile dal 26 novembre su tutti i siti e in tutti i negozi giapponesi. Esatto. Ovviamente sappiatelo, diciamo, purtroppo non ci sono i sottotitoli in inglese, né in italiano, né neanche in giapponese. Non ha importanza. Però noi l'abbiamo comprato lo stesso. E ci sono un sacco di dietro le quinte molto. Esatto. Carini, sì, vale la pena. Vale molto la pena. E vi consigliamo di fare lo stesso. Compratelo solo una casa di questo. Bene, perfetto. Bene, direi che possiamo passare ai saluti. Esatto, perché noi abbiamo un po' di persone che vorremmo salutare, persone che ci stanno supportando tantissimo, sì, e che noi abbiamo l'onore di supportare, perché insomma gli amanti, i lovers di Gackt sono tanti nel mondo, quindi non solo in Giappone, che ce ne sono sicuramente tantissimi, esatto, ma anche overseas. E allora sì, diciamo che sta prendendo un bel piede, eh? Esattamente, quindi... D'altronde, vuol dire, anche lui, abbiamo visto che recentemente si è trasferito in Polonia. No, non si è trasferito in Polonia, ma... Ha preso baracca e burattini, si è spostato di là. Siamo molto contenti, non è vero, però siamo molto contenti di dire questa cosa, perché comunque Gackt ha... capito, insomma, che overseas ci sono un sacco di persone che lo seguono e che lo amano. Ci ha fatto molto piacere leggere alcuni articoli in cui si parlava di un grande fan base in Europa, che i fans in Europa sono tantissimi, e quindi ci ha fatto molto piacere. Ovviamente sappiamo che non sono solo in Europa, ma sono in tutto il mondo. No, anche perché noi vediamo da chi ci scrive, voglio dire, ci sono anche un sacco di fans negli Stati Uniti, quindi salutiamo i fans negli Stati Uniti. Ciao, salutiamo i fans in Europa. Ecco, ringraziamo anche per le email che ci sono arrivate. Ci sono arrivate tantissime email, appunto, dagli Stati Uniti, dal Giappone anche, perché ne è arrivata anche una dal Giappone per farci complimenti per il nostro lavoro. E detto questo, insomma, noi volevamo salutare un po' di persone. Innanzitutto volevamo salutare il gruppo, grandissimo gruppo Gackt Love, che potete trovare sia su Facebook sia su Twitter. Mi raccomando, seguiteli perché sono veramente bravi. E quindi io, siccome conosco tutte queste ragazze che lavorano tantissimo per Gackt, io volevo cominciare a nominarle una ad una. E comincio subito con l'amministratrice, insomma, la fondatrice di questo gruppo, esatto, una persona non solo brava a amministrare il gruppo di Gackt, ma anche una splendida persona a cui io voglio veramente molto molto bene. Noi vogliamo molto bene a questa ragazza, e quindi la volevamo salutare come primo nome volevamo salutare Lissa Sakura. Ciao Lissa, una grandissima ragazza a cui veramente siamo molto legati. Poi volevamo salutare, sempre dallo stesso gruppo, Gackt Love, volevamo salutare Carrie Von Gaul. Sì, se si dice così, perdonateci la pronuncia su alcuni nomi, perché sì, li troviamo su Facebook. Non li sentiamo pronunciati, quindi non sappiamo se li pronunciamo giusti o no. Comunque fateci sapere nei commenti qui sotto se l'abbiamo detto giusto e come si pronuncia. Esatto. Insomma. Poi volevamo salutare un'altra amministratrice di Gackt Love, appunto Elias Trigger, credo si dica. Ciao, ragazza carinissima anche lei. Poi la grandissima Ashley Arrowsmith. Ashley. Ciao. Cinzia Nicole. Amélie Delioncourt. Ragu Gackt Fan.
Kim Kamui, scusate, sono senza occhiali. E a me capita proprio lei, Jeanette Gray, che non è solo appunto l'amministratrice di Gart Love, ma era anche la fondatrice delle Yellow Fried Chiclets. Jean, che bello vederti qua. E tra l'altro ci sono altri due amministratori di Gart Love aggiunti da poco, e che siamo io ed Erika. Quindi ci salutiamo. Siamo veramente, ecco, volevamo ringraziare veramente per questo onore, perché è veramente una cosa molto bella. Noi abbiamo il gemellaggio con Gart Love, la partnership esatto, con Gart Love, e siamo molto fiere di questo. Grazie mille, ragazzi. Poi salutiamo questo gruppo è diciamo che è un po' una costola di Gact Italia, questo gruppo, perché è Gact Singapore, creato dal nostro grande e unico Ui, per lui io potrei andare avanti 2-3 ore. Per lui ci vuole un blog a parte. Ui, basta, sappi che noi ti amiamo, ma sei nei nostri cuori. Dal profondo dell'anima. Ui, davvero. Sì. Un ragazzo, un lavoratore fantastico e un ragazzo adorabile. Ui, ti amiamo, mamma. Non c'è. Senza Ui, Gact Italia sarebbe, non dico crollato, ma la metà della metà di quello che è. Diciamo che, ecco, ci dà una grossa, ma proprio grossa mano. Grazie. Perché è uno dei nostri traduttori. Esatto. Quindi Ui Tsetai e tutto a Gact Singapore. Poi abbiamo i magnifici Lokitas, for Gact, penso, perché por si dice. Spagnolo. Il gruppo spagnolo, fantastici, ragazze meravigliose, che sono Eva Teresa Sameno, Amy Chan e Laura Sanchez. Ciao! Grandissimi, bellissimo, tra l'altro, come pagina Facebook, molto bello, un bel gruppo. Sì. E poi Gact Blood! Ragazzi, Gact Blood. Mio, mio. L'ha detto lei, porca miseria. Mi ha fregato Ingrid. Salutala. Ciao Ingrid, salutiamo Ingrid Gonzalez Sediglio. Il mio. Ingrid, scherziamo, perché Ingrid si è fatta conoscere in tutto il mondo per ogni foto di gatto. È mio. Io amo quella ragazza, la amo. Sei fantastica. Ingrid, sei fantastica, ti mandiamo un bacio da Gact Italia, grazie mille. Poi abbiamo altri gruppi molto importanti, molto, che ci supportano e che noi supportiamo loro perché lo meritano. Il Romanian Love for Gact, poi Oh My Gact, Hungarian Tears. E poi abbiamo Gact Fan, una pagina vietnamita di Gact Fan, dove, ragazzi, c'è la magnifica, questa la prendo io. Ci vuole un applauso. An Dears, Miyuki An, insomma. Un applauso a una ragazza splendida che va dappertutto, dove c'è Gact. Cioè, voi vedete Gact? Dove sarà An oggi da Gact? Esatto. Ecco, è meravigliosa, una ragazza splendida che ho avuto l'occasione di conoscere, parlarci, insomma, scriverci. Anche perché le scans di glitter che avete visto prima sono di An Dears e di Gact Fan. Esatto. Lei non c'è più niente, guarda, c'è Keiko Kitagawa, quindi salutiamo Keiko Kitagawa! Keiko, che si è mangiata una carbonara buonissima, ho visto, quindi si è venuta a Roma. Keiko. Abbiamo anche il magnifico Frank, attenzione! No, e il magnifico Frank Rival o Rival? Ragazzi, io... Frank, tanto lo conoscete, sapete chi è? È lui. Esatto, anche quella persona... è una persona Frank, basta, non ha come fare. Come fai a definirlo? Ecco, lo vogliamo salutare perché lui supporta tanto Gact Italia, supporta noi anche, supporta noi. Perché è un ragazzo splendido. È un po' che non lo sento, tra l'altro. Frank, fatti vivo perché mi manchi moltissimo. No, ma tu devi sapere che Frank ha avuto l'onore di essere uno degli intervistati nella prossima fanzine di Gact Italia. Esattamente. Quindi sì. A breve leggerete un'intervista esclusiva fatta a Frank dalla sottoscritta. Bravissima. E da Gact Italia. Da Gact Italia, ecco. Quindi perfetto. State sintonizzati. Chi c'è ancora da salutare? Ma chi se non il grandissimo staff di Gact Italia! Sì, perché insomma noi ci mettiamo la faccia, noi siamo le amministratrici, però
dietro Gact Italia c'è un grandissimo staff, c'è tutto un team di persone eccezionale che lavorano con noi, camminano insieme a noi, che credono fermamente in questo progetto e che ci mettono il cuore in tutto quello che fanno, e non solo tanta pazienza e tanto lavoro, perché assolutamente lavorano tantissimo e lo fanno con tanta passione. E quindi noi volevamo fare gli auguri a tutto lo staff di Gact Italia, partendo da Rachele. Ciao Rachele, auguroni. Poi abbiamo Terry, ecco, in molti di voi Terry hanno apprezzato il lavoro di Terry, soprattutto con il manga della scorsa fanzine. E delle prossime. Ovviamente quella solo al primo capitolo, prima puntata insomma del nostro manga. Terry è una grandissima artista e volevamo salutarla. E poi abbiamo Gattina, che è un'insostituibile grafica e anche una grandissima lavoratrice. E poi abbiamo Akain. Ciao, il nostro subatore ufficiale, grandissimo. E poi abbiamo, lo dico la io, new entry. La new entry, lo dico io perché mi sembra giusto così. Sara. Qui c'è un po' un sister bromance che va in onda qui nei backstage di Gact Italia. Sì, esatto. C'è una nuova love story fra Sara e Sekai Angel, sappiatelo. Ebbene sì, Sara che non solo è una grandissima traduttrice, lo fa di lavoro, quindi è veramente una in gamba, è una di quelle in gamba. E non solo, ci aiuta tantissimo con Gact Italia e volevamo ringraziarla e farle tanti auguri. Buon Natale Sara. Ma chi c'è ancora in Gact Italia? Chi c'è in Gact Italia ancora? C'è la nostra mitica squadra traduttori. Applausi enormi a queste persone. Persone di cui non potremo mai fare a meno. E quindi volevamo salutare, fare tanti auguri di Natale a, adesso lo dico io perché prima l'hai detto tu, ecco basta, adesso lasciamelo, il nostro grandioso Hui, auguroni Hui, auguri, veramente bravissimo, sempre efficiente, eccezionale, ma guarda, una cosa allucinante. Qui stai nel cuore. Assolutamente. Poi abbiamo la grandissima Ayu. Le 2 del pomeriggio, le 3 del pomeriggio, le 2 di notte, le 3, le 4 di notte, non importa, lei traduce, fantastica. Veramente fantastica, non solo grandissima musicista, violinista, esatto. Quindi voglio dire, come lui è una che lavora sodo, però crede in questo progetto e ci aiuta, quindi grazie mille. E poi torniamo qui in Italia, che è in Italia, però lei è giapponese, torniamo da un'italianissima traduttrice che sta studiando e che veramente ha fatto passi da gigante ed è eccezionale, velocissima ed efficiente. Stiamo parlando di Lucia. Lucia, buon Ciao, Natale, Lucia, auguri. Buon Natale. Grazie per tradurre ovunque ti trovi, anche sull'autobus, sì, da te. Sempre efficiente e grandissima. Ciao Lucia, grazie mille, auguroni a te e alla tua famiglia. E poi chi c'è anche? Gli utenti di Gact Italia, che sono veramente attivi, carinissimi, retweetano, mettono preferito, condividono, rispondono ai salutini del giorno e rispondono al forum, quindi alle news che mettiamo sul forum. E in particolare noi volevamo salutare, fare tanti auguri di Buon Natale a Daisy. Ciao Daisy, attivissima, bravissima. E non solo, ci ha dato una mano anche con la fanzine, aiutandoci con l'impaginazione, quindi veramente brava e grafica, quindi comunque ci ha dato il suo aiuto, è stato molto prezioso. Poi ci sarebbero giusto un altro paio di persone da salutare. Cominciamo da lei? Ecco, capiti a fagiolo, cara mia. Un salutone grande a Keiko Kitagawa. Ciao Buon Natale, auguroni. Ne approfittiamo perché informarvi, cari amici ascoltatori, che Keiko Kitagawa, anche lei ci segue su Twitter. Siamo contentissime di questa cosa, quindi grazie. Oggi è capitata questa cosa, noi siamo molto emozionate di questa novità e quindi
per noi un orgoglio grandissimo. Keiko, grazie di cuore, grazie per essere stata anche in Italia, Roma. Se vieni a trovarci ti facciamo una carbonara con i fiocchi. Te la facciamo noi. Keiko, grazie anche per aver risposto tante volte a noi, anche all'Italia, e anche aver ritwittato, mettere sulle ferite i nostri tweet, insomma. Grazie. Ti ammiriamo tantissimo, per noi è un grandissimo onore. Sei nel nostro cuore. Grazie di cuore. E poi, vabbè. Ok, Keiko, chi abbiamo? Takeshi Nakano! Takeshi Nakano, grandissimo creatore di gioielli per Gergerei. Ricordiamo anche la Vartix, quindi gli orologi della Vartix. E Takeshi Nakano è stato così carino da avvertirci, appena aperta la nuova pagina di G-Enzyme. La vedete qua? Esatto. Un'anteprima qui. Ci ha avvertito subito dell'apertura. Fatemi avvertire queste due, questa foto, prima di creare problemi. Avverti. No, infatti, Takeshi Nakano, grazie mille, è stato veramente un onore per noi. E grazie anche per quello che fa, insomma. Quindi mettete mi piace alla pagina di G-Enzyme qui su Facebook. G-Enzyme e Gemcerei qua. E vi ricordiamo che potete anche acquistare i gioielli di Musaga, ecco appunto qua. Quindi Takeshi Nakano, buon Natale e buon felice anno nuovo. Poi chi abbiamo? Beh, abbiamo Sato! Sato, il pazientissimo Takumi! Takumi! Quanta pazienza, Takumi! E vi ricordiamo tutti i giorni alle 19, ora giapponese, il Game Center. Quindi godetevelo perché è veramente molto molto carino, molto divertente. Gatto gioca, quindi carino. E Takumi supporta. E Takumi supporta. Quanta pazienza quest'uomo. Takumi. Poi abbiamo un desaparecido. È andato missing, esatto. Zio Chacha, cos'è successo? Dove sei finito? C'è tanta gente preoccupata per te. Parla con me, Vivian. Parla con me, zio Chacha. No, non ci vuole parlare. Baccetta. Zio Chacha, insomma, è sparito. Dove sei? Manchi a tutti. Siamo tutte preoccupate. C'è gente che veramente le sta dicendo di oggi. Si stanno strappando i capelli. Ecco, guai. Ecco, appunto. Zio Chacha. Allora, zio Chacha, ci manchi tantissimo. E speriamo di vederti al più presto, anche se ogni tanto ci fa il piacere di scrivere su Twitter. Grazie. Poi salutiamo il piccolo Kay. Kay, il piccolo Kay. E esatto. La new entry, signori. Yuki Kimizawa. Ciao. Veramente carino, un ragazzo molto molto carino, è apprezzato da tante donne. Sappilo Yuki, se guardi questo video, sei apprezzato da tante donne. Molto molto molto, esatto. Molto molto. Qua in Italia e nello staff di Gact Italia hai una schiera di fan allucinanti. Esatto, come sappilo. Se vuoi venire qui in Italia hai tante fan. Adesso arriva Gact e ci fa saltare in aria per questa cosa. Esatto. E poi ce n'è un altro. Quello speciale. Ciao, tantissimi auguri di buon Natale, felicissimo anno nuovo e speriamo che l'anno prossimo vada veramente alla grande. Sei nei nostri cuori, specialmente nel suo. Assolutamente sì, Yu, veramente. Quindi io mi auguro per tutte queste persone che l'anno prossimo sia meraviglioso, anche perché quest'anno a volte ci sono un po' di alti e bassi, insomma, sì. Anche zio Chacha, insomma, ha avuto qualche problemino, anche io. Invece speriamo l'anno prossimo, vi auguriamo tutta la gioia di questa felicità di questo mondo. Me lo meritate. Poi vabbè, ci vogliamo salutare Juken! E Junji, assolutamente. Che loro, anche se non fanno più parte dei gag job attuali, sono sempre nel nostro. Assolutamente cuore di sì, è Cironin! Cironin! Auguri! Quindi abbiamo salutato tutti, a questo punto il vlog è finito. Mi mancherebbe uno. Io li ho detti tutti. Gact! Ho fatto qui. Non fare il musino. Bellissimo. No, assolutamente, allora noi vogliamo fare i nostri auguri a Gact. Innanzitutto grazie per seguirci su Twitter, grazie per l'aiuto che ci stai dando, grazie per esserti avvicinato così tanto comunque ai lovers overseas, e grazie mille per tutto quello che stai
stai facendo, grazie per lavorare così tanto e per darci sempre qualcosa di nuovo e qualcosa di divertente, qualcosa di importante, anche se a volte ne va a discapito la strada, cioè il fatto che tu comunque ti stanchi moltissimo, ma non importa, tu continui ad andare avanti e questa è una cosa veramente che ti fa onore. Quindi noi ti ringraziamo di tutto cuore e sei molto importante per noi perché sei la nostra musa ispiratrice. Musa ispiratrice. Ci svegliamo la mattina e andiamo a dormire la sera e tu ci hai tenuto compagnia tutta la giornata. Questa è una cosa veramente bella per noi, continua a fare così e soprattutto per Natale ci fai un regalo enorme se ci regalassi, continuassi comunque a regalarci i tuoi meravigliosi sorrisi. E se continui a ridere e a sorridere ci fai solamente felice. Grazie mille Gat e buon Natale, buon anno nuovo per te e per la tua famiglia. Vai tu. Grazie per tutto quello che fai per noi, per esserti avvicinato ai Lovers Overseas, per averci seguito su Twitter, per essere, come abbiamo detto prima, il nostro muso ispiratore. Grazie per tutti i sorrisi che ci regali, per tutte le emozioni e per questo Natale ti auguriamo tanta tanta felicità, tanto 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 amore e cerca di riposarti ogni tanto. E come ha detto Angela, continua a sorridere perché è il regalo migliore che tu possa farci. Bene! Anche siamo... Volete un fazzoletto? Perché noi ne abbiamo bisogno! Ce lo date voi! No, concludiamo questo nostro vlog con le news che riguardano Gact Italia invece. Esattamente. Perché ci sono messa soltanto questa cosa. Ci sono ci sono un po' di news in arrivo. Innanzitutto la nostra fanzine qui. Proprio per Natale, giusti giusti. Il nuovo numero. Il nuovo numero lo stavate aspettando. Con tante tante sorprese. A cominciare da oltre ai nostri articoli. Ovviamente alle news ufficiali abbiamo il nuovo capitolo del manga. Non perdetevelo. E poi c'è un'altra specialissima cosa dentro questa fanzine, oltre alla sigla di Natale. Tutti i vostri messaggi di Natale per Gart. Noi li abbiamo raccolti tutti, li abbiamo tradotti e li abbiamo inviati direttamente a lui. Questa fanzine arriverà direttamente nelle mani di Gact e lui leggerà tutti i vostri messaggi e vedrà le vostre bellissime fanzine. Esatto, quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questo nostro progetto. Benissimo, grazie mille. Poi che dire, dove trovarci? Ci trovate sul nostro sito gactitalia.com, su Facebook facebook.com/gactita, su Twitter Gactita, Gactitalia, Chiocciola Gactitalia, Gactitalia, esatto, siamo un bel fatto. E poi ci trovate anche su Instagram, fantastico, fantastico, Instagram con, sì, con lo username Gactitalia, quindi è impossibile non trovarci, seguiteci e rimanete sempre aggiornati. Esatto, quindi rimanete con noi perché sapete che cerchiamo sempre di darvi notizie, lavoriamo tantissimo per darvi le notizie. Al momento, insomma, come escono fresche fresche, le trovate sempre su Gact Italia. Che dire? E vi ricordiamo il forum, ovviamente, c'è il forum internazionale, quindi questo qua, ecco, iscrivetevi, mi raccomando, Per perché... tutti voi di qualsiasi nazionalità, voi siate italiani, spagnoli, francesi, tedeschi, inglesi, americani, ovunque voi siate nel mondo, giapponesi anche, iscrivetevi e incontrate nuovi lovers, così possiamo chiacchierare tutti insieme e scambiarci un po' di idee. Esatto. E poi qui con l'italiano. Con l'italiano per i falsi lovers italiani. Esatto. Noi non lo diciamo mai, però comunque Italia è nato con un nome ed è evoluto. Ed è evoluto ed è il secondo nome, insomma, di Gact Italia. Non lo diciamo quasi mai, però è talmente bello che lo ricordo sempre, Gact Italia di End of Silence. La fine del silenzio, perché era ora che finisse il silenzio fuori dal Giappone, come per i fast overseas. Bene, che dire? Direi che abbiamo finito. Esatto, direi che mancano giusto due cose. Esatto, quindi noi vi auguriamo il più felice dei Natali e un magnifico, spettacolare 2015. E speriamo che sia veramente fantastico. Che ci sia
siano grandi novità, belle ovviamente per tutti quanti. Vi ringraziamo per il vostro supporto, vi ringraziamo per tutto quanto e continuate a camminare insieme a noi in questo progetto divertente, faticoso, ma sicuramente pieno di soddisfazioni, che è gactidalia.com. Buon Natale! Buon anno! Natale a tutti, buon anno! Ciao! Grazie di tutto, davvero! Un applauso lo facciamo noi a voi perché siete veramente. Auguri!